Oggi continuiamo le nostre lezioni di giapponese insegnandovi una parola utilissima che vi servirà sicuramente in Giappone. Panchira. Panchira è un'espressione usata dai giapponesi per avvisare che la biancheria intima è visibile. Il termine è quindi simile alla frase ti si vedono le mutande. Il termine è una fusione di due parole, panti che significa mutanda e chira un'occhiata. Nel contesto anime e manga, panchira si riferisce in genere ad una convenzione visiva usata da artisti e animatori giapponesi a partire dagli anni 60. Secondo fonti giapponesi, la convenzione sarebbe iniziata con la striscia fumetti Sazae San e venne poi portata anche in televisione con l'adattamento di Astro Boy. Lo sviluppo del panchira nella cultura popolare giapponese è stato analizzato da alcuni scrittori statunitensi e giapponesi. Molti osservatori hanno collegato questo fenomeno alla occidentalizzazione del Giappone dopo la Seconda Guerra Mondiale. Durante l'occupazione americana, i costumi, le idee e i media che prima erano sconosciuti in Giappone furono importati e questo fece in modo che alcuni tabù venissero considerati meno proibiti. La copertura mediatica riguardo alla scena iconica con Marilyn Monroe contribuì all'aumento della popolarità del panchira. Secondo Shoichi Inoue, la pratica di lanciare occhiate alla biancheria intima delle giovani donne diventò molto popolare in questo periodo. Attualmente il panchira è particolarmente presente nel genere shonen manga. Continuiamo a esplorare la lingua giapponese con un altro termine utilissimo: Zettai Ryoiki, letteralmente assoluto territorio, che si riferisce a quella parte di pelle scoperta tra i calzettoni che arriva sopra il ginocchio e una minigonna. Questo termine si è diffuso nello slang degli otaku come attributo dei personaggi moe in anime e manga, ma è in uso in Giappone anche se considerata una parola hentai. Ma dovete sapere che questa parola è nata con la serie di Neon Genesis Evangelion, nella quale era utilizzata con un altro significato dal 1995. Nel febbraio del 2006 la casa produttrice di videogiochi di Neon Genesis Evangelion avanzò due richieste per registrare come trademark Zettai Ryoiki. Questa combinazione di vestiti è molto popolare in Giappone. Esiste anche una specie di colla che si può usare sui calzettoni per far sì che non scendano nemmeno un po' per mantenerne l'aspetto perfetto. Un'agenzia pubblicitaria lanciò nel 2013 una campagna in cui pagava donne per indossare questa accoppiata d'abbigliamento in modo da promuovere svariati eventi e prodotti nelle zone più popolari. Nel febbraio del 2014 aprì un negozio chiamato Zettai Ryoiki, dedicato appunto a calzettoni sopra il ginocchio e calze ad Akihabara. Speriamo che anche questo video di curiosità vi sia piaciuto, fatecelo sapere nei commenti. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.